Amici sportivi di Prime Video, buonasera, accanto a me Massimo Ambrosini. Ciao Sandro, buonasera a tutti. Stanno per entrare in campo le squadre, ma tra poco vedremo tutto con le formazioni. A bordo campo per noi Alessia Tarquini e Alessandro Alciato, tutto pronto per cominciare, bellissima serata. Partita ovviamente seguita con molto interesse, anche con il sistema 4K. Guardate questa immagine bellissima, i grandi avversari di questa serata, tutto può succedere in questa grande serata. Speriamo che la partita non deluda le attese, è vero che si tratta soltanto di un amichevole, ma la qualità in campo è talmente alta che lo spettacolo non potrà davvero mancare. E poi c'è anche la competitività all'interno delle rose stesse, questa è un'occasione d'oro, chi di solito gioca di meno non può lasciarsela scappare. L'attesa è finita. Prova andare in velocità. Prolungamento per lui. Parte il cross. Prova andare in velocità. Finge il passaggio. Grande giocata. Lancia per lui troppo prevedibile. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Si avventa su di lui, lo ferma. Lavora bene, va incontro lui. Qui c'è l'altro malinteso, si aspettava il pallone. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. Incredibile miracolo! Questa è un paradosso. Grandissima parata! Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Secondo palo, bella la progressione, riparte, gran giocata con l'esterno, lo trova bene, gran dribbling secco, c'è deviazione, c'è la deviazione, la rimessa è sua. Si complica la vita, sbaglia tutto. Ancora lui all'impostazione. Prova a uscire dalla morsa. Palla fuori, non è calcio d'angolo. Cerca un varco, si accetta improvvisamente, c'è l'anticipo però, lancia in profondità, tocco morbido, gioca il tiro, rete, eccolo, il siluro, che gol! Rubata palla agli avversari, sono stati veloci.
velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Stanno discutendo, forse per rivedere qualche posizione in fase di contenimento. Chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Si ricomincia dal tocco all'indietro. Prova lui! Pericolo! Cerca l'imbucata. Allarga. Pronto a spingere. Guarda in mezzo. Prova a piazzarla. Rete! Rete! Fantastica azione! Segna, timbra subito il cartellino. E se ci doveva essere una ciliegina sulla torta è proprio questa. Un fantastico tiro al volo per un grande gol. Una conclusione da urlo. Vede la palla, cerca distinto la volée e calcia con grande convinzione. Un gol davvero da brividi. E allora 2-0. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Sempre cliente difficile da affrontare. Va incontro lui. Controllo, chiuso però. Zona tiro. Gioco fermo per... Paolo, quel gesto di stizza che poteva costargli di più. Francesco Vecchi per noi. Qui a bordo campo è un rumore infernale. C'è grande tensione ovviamente, la partita in bilico. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo. Prova anche lui! Pericolo! Buono il movimento. La partita rimane in bilico, lì nella regia. Massimo. Finora sono due lampi in rapida successione a decidere il match. Gli avversari erano ancora frastornati dal primo gol quando è arrivato il secondo a metterli in ginocchio. Finisce qua, 0-2. Si ricomincia.
Boccia. Domestica. Recupera. Cerca l'imbucata. Però intercetta, si lotta. Mette avanti. Può solo sfiorare però. Però pallone ancora per lui. Il colpo di testa ancora, incredibile! Sbagliano plenamente. Era proprio lì, davanti alla porta. Ha buttato via l'occasione. Allora, ecco la situazione. Andiamo da Francesco Vecchi. Sì, piccolo trucchetto, magari non troppo leale, ha fatto il suo ultimo scatto in partita quando ha visto che il cambio era pronto per raggiungere il lato opposto del campo e poi magari uscire un po' più lentamente. È un classico. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Di nuovo lui, riapertura. Gran giocata, lo va a cercare, attenzione. Con molta decisione, ma tutto lecito secondo l'arbitro. Va in profondità. Sfugge il pallone poi. Guadagna qualche metro per la rimessa. Nueve, sempre più falso, diciamo così. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Guadagna rimessa. Qui c'è l'altro malinteso che aspettava il pallone. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Con un lancio a scavalcare il centrocampo, lì c'è il problema. Intanto c'è un altro fallo. Ovviamente il distacco si riduce. Già pregustano la rimonta, chissà se ce la faranno. Prova a reagire, ma rischia di allungarsi, rischia di lasciare spazio. Riesce a girare, attenzione. È proprio questo che devono fare, devono insistere. Con la forza della disperazione. Proprio così. Gli affida il pallone. Si inserisce ancora Domestica. Raddoppiato subito. Molto bravo, ha risolto lui in pratica. Rossi. E poi manca il pallone.
La difesa non sale, Fabio, visto? Travolta la posizione sua. Grande ammucchiata, mucchio selvaggio nell'area di rigore. Alla ricerca un tanto del pareggio. E qui si infiamma di nuovo il pubblico. Un po' di fortuna per lui. Grandi applausi per lui, sempre grande qualità. Se li merita. Tutto in piedi, standing ovation. Riapre tutto, doccia gelata. Una traiettoria strepitosa. Tecnicamente perfetto, non c'è che dire. Ha messo la palla esattamente dove voleva. Ruba il tempo, distribuisce lui, prova ad approfittarne, prova a liberare il sinistro, libera il sinistro, non male il tiro per me. Beh, se non altro il pubblico sembra aver apprezzato il tentativo. Preferisce ricominciare, filtra bene il pallone, ecco la possibilità di una ripartenza. Parte il lancio, adesso si fa girare. Maldini. Verticalizza. Lo spinge e qui c'è fuori. Ammonito, deve stare attento. Visto troppe trattenute, richiama tutti. Ti becco tra i due. Ci arriva ancora una volta. Ha intuito benissimo, poi un po' fortunato anche nella respinta, il pallone è rimasto. Ha intuito perfettamente la traiettoria della palla. Gran bella parata. Eccolo qua il cambio. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Recupera. Ancora lui. Rossi. Maldini. Tocco per lui. Va a metterlo in mezzo. Filtra il pallone. Cerca spazio. Poi lo scontro. E i minuti diventano 5 per questa perdita di tempo. Si ricomincia anche per respirare un po' col possesso palla. Bella l'idea. Prova lui. Rete! 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 Un triangolo micidiale. Signore, la qualità. Francesco Vecchi per noi. Si allarga un po' il divario psicologico tra le due squadre. Lo si intuisce anche dal movimenti del corpo. Tanti scambi di comunicazione tra i giocatori che si rinfacciano un po' di colpo. Eh sì, c'è tranquillità in questa fase ovviamente. C'erano troppi giocatori sulla traiettoria. L'estremo difensore ha visto la palla troppo tardi, non poteva arrivarci Fabio. Finale in bilico. Orchestra. Ma il pallone sfila via, di chi è la rimessa? La vittoria nelle loro mani, aspettano solo il fischio dell'arbitro. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Una battaglia dura, appena un gol di differenza tra le due squadre, ma alla fine credo che sia un risultato meritato. Ci siamo divertiti, Massimo.